Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la Regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Sovrana Regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 1, capitolo 69. Altre volte, rinnovando queste crocifissioni, il mio dolce Gesù ricordo che mi disse: Diletta mia, la croce fa distinguere i reprobi dai predestinati. Come nel giorno del giudizio i buoni si rallegreranno al vedere la croce, così fin d'ora si può vedere se uno deve essere salvo o perduto. Se al presentarsi della croce l'anima l'abbraccia,
se la porta con rassegnazione, con pazienza, e bacia e ringrazia quella mano che li invia, eccoti il segno che è salvo. Se al contrario al presentarsi della croce si irritano, la disprezzano e giungono fino ad offendermi, puoi dire che è un segno che quest'anima si incammina per la via dell'inferno. Tale faranno i reprobi nel giorno del giudizio, che al vedere della croce si affliggeranno e bestemmieranno. Tutto dice la croce. La croce è un libro che senza inganno e a chiare lettere ti fa distinguere il santo dal peccatore, il perfetto dall'imperfetto, il fervoroso dal tiepido. La croce comunica una tale luce all'anima che fin d'ora non solo fa distinguere il buono dal reo, ma si può conoscere ancora chi deve essere più o meno glorioso nel cielo, chi deve occupare un posto più superiore e un posto minore. Tutte le altre virtù stanno umili e riverenti innanzi alla virtù della croce, ed innestandosi con essa ne ricevono maggior lustro e splendore. Chi può dire quali fiamme di desiderio ardente gettava nel mio cuore questo parlare di Gesù? Mi sentivo divorare dalla fame del patire, e lui, per soddisfare le mie brame, oppure, per dire meglio, ciò che lui stesso mi infondeva, mi rinnovava la crocifissione. Ricordo che delle volte, dopo rinnovate queste crocifissioni, mi diceva: «Diletta del cuore mio, bramo ardentemente non solo crocifiggerti l'anima e comunicarti i dolori della croce al corpo, ma desidero di suggellarti anche il corpo col suggello delle mie piaghe, e voglio insegnarti la preghiera, come ottenere questa grazia. La preghiera è questa: io mi presento innanzi al trono supremo di Dio, bagnata nel sangue di Gesù Cristo, pregandolo che per il merito delle sue preclarissime virtù e della sua divinità di concedermi la grazia di crocifiggermi. Io però, siccome ho avuto sempre avversione a tutto ciò che può comparire esterno, come la tengo ancora, ma nell'atto che Gesù mi diceva mi sentivo infondere tali brami di soddisfare al desiderio che lui stesso diceva, che pure ardivo di dire a Gesù che mi crocifiggesse nell'anima e nel corpo, ma qualche volta gli dicevo: sposo santo, cose esterne non ne vorrei, e se qualche volta ardisco dirlo è perché voi stesso me lo dite. Ed anche per dare un segno al confessore che siete voi che operate in me. Ma del resto non vorrei altro che quei dolori che mi fate soffrire quando mi rinnovate la crocifissione fossero permanenti. Non vorrei quella diminuzione dopo qualche tempo. E questo solo mi basta, perché dall'apparenza esterna, quanto più mi potete tenere nascosta, tanto più mi contenterete. Allora, Gesù continua le sue lezioni sulla Santissima Croce, la cui meditazione, se anche noi tutti i giorni la facessimo, non sarà mai abbastanza. Non riusciremo mai a comprendere a fondo la pienezza di grazia, di salvezza, di benedizione, di santificazione, di gloria che racchiude anche la più piccola croce. Non pensiamo sempre alle croci troppo grandi. Ci sono le croci piccole e ci sono le croci grandi.
Noi piano piano dobbiamo imparare a valorizzare le une e le altre, senza differenze, ma considerando sempre gioielli e doni preziosi di nostro Signore. Gesù esordisce con questa espressione: diletta mia, la croce fa distinguere i reprobi dai predestinati. Questo linguaggio, molto comune nella spiritualità e nella ascetica classica, che oggi sicuramente farebbe arricciare un po' il naso, per non dire di peggio, a qualche autore molto moderno, reprobi, predestinati, ecco. Però ci sono, ecco. Quando Gesù parla di predestinati alla gloria. I predestinati alla gloria di cui parla Gesù non sono da intendere come faceva Calvino, cioè che Dio arbitrariamente, come sparando su un mucchio, dice questo me lo porto in paradiso e quello lo manda all'inferno, così a capocchia, ecco, diremmo noi. I predestinati alla gloria sono coloro che nella sua prescienza Dio sa che non sprecheranno le sue grazie, ma che le valorizzeranno. Perché si è predestinati alla grazia, cioè a ricevere l'offerta della salvezza gratuitamente, in maniera totalmente gratuita. È un'offerta che il Signore ha fatto senza addirittura che noi gliela chiedessimo, perché Gesù si è incarnato ed è morto per noi in maniera assolutamente gratuita. Ma la gloria non si ottiene senza la nostra cooperazione, senza il nostro libero arbitrio. Sempre la frase del grande Sant'Agostino, che ha combattuto contro alcuni eretici che già allora stravolgevano questi concetti, nel V secolo, dicendo: Dio che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te. Ci sono i segni di predestinazione, ecco. Uno è l'amore alla croce. San Luigi Monforte, che abbiamo citato anche ieri, citava un altro segno chiarissimo, che è l'amore alla Madonna, è l'amore al Rosario, è l'amore alla recita dell'Ave Maria. Sono chiarissimi segni di predestinazione quando ci sono, e quando non ci sono, sono oscuri, ecco, e presagi di possibile appartenenza alla schiera dei reprobi, cioè dei riprovati. Di coloro che saranno, come dire, accolti da Gesù con le parole: via da me maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Non dobbiamo mai avere paura di ricordare queste cose né di dirle, ecco, perché quello che dice il Maestro e il Signore non deve assolutamente suscitare remore o paure, ecco. Assolutamente. Solo, ecco, un sano e santo, dice San Paolo nelle sue lettere, timore e tremore. Attendete la vostra salvezza con timore e tremore, dice testualmente in una delle sue epistole. E nessuno di noi abbia mai l'arroganza e la presunzione di ritenersi già in paradiso, ecco. Fosse anche che si accorgesse che dovesse stare a vivere per grazia di Dio lontano dal peccato, o addirittura, ecco, forse, cominciando a fare capolino timidamente nel regno della divina volontà. Ma fino a quando siamo su questa terra possiamo essere tentati e possiamo essere fatti fuori dal nemico, ecco perché con timore e tremore. Dice ancora Gesù che nel giorno del giudizio i buoni si rallegreranno al vedere la croce. E qui bisogna, a mio avviso, io continuo a consigliare, io ho già fatto questa scelta irrevocabile e perpetua, che Dio mi preservi dal non rispettarla, che è la meditazione quotidiana delle ore della passione. Che tanto ogni volta che si legge un'ora, a parte che ci vuole molto tempo a memorizzarle bene, perché grazie a Dio sono molto ampie, e non sempre la nostra mente riesce a essere perfettamente attenta, e
sollecita e presente al 100% nella preghiera, no? Quindi capita che ad una rilettura di un'ora della passione si scoprono, ci si sofferma su cose e dice: mamma mia, ma è possibile che è la prima volta che leggo queste cose? Ecco, è normale, perché queste cose sono divinamente ispirate, le cose divinamente ispirate danno questo effetto, no? Ecco, ma una delle cose che a me personalmente fa maggiormente impressione è che quando Gesù vede la croce, come dire, non voglio usare espressioni irriverenti, ma sembra quasi perdere la testa, come un innamorato, come uno che avesse visto, come dire, l'oggetto del desiderio, quindi. E le frasi che gli rivolge: oh, quanto tempo t'ho cercato e tardavi a venire, e io volevo venire da te, insomma, e adesso apri le tue braccia, non vedo l'ora di stendermi sulle tue braccia, o cose di questo genere. Quindi sembra il linguaggio di un innamorato perso, eppure dove andare, insomma, su un patibolo a soffrire, cioè l'indicibile. Noi non possiamo immaginarci, ecco, che non abbiamo avuto come Luisa le crocifissioni. Che cosa possa significare, insomma, no? Sentirsi trapassati i polsi, insomma, le giunture delle mani e i piedi da dei chiodi terrificanti, insomma, che ti frantumano ossa, nervi, muscoli. Boh, insomma, la rappresentazione che può fare di questo chi non ha vissuto la crocifissione penso che sia molto limitata, no? Quindi si immagina un dolore indicibile, ma sicuramente se uno lo provasse sarebbe un'altra cosa, no? Eppure Gesù, quando la vede, cioè, sembra andare in estasi il figlio di Dio dinanzi alla visione della croce reale, 100 kg di croce, a quanto pare, a quanto ci dice qualche fonte, insomma, 100 kg di croce con quello che già aveva passato, insomma, 100 kg sono veramente tanti, quindi sicuramente un peso superiore a quello del suo stesso corpo. Insomma, Gesù non era grasso, insomma, era alto, ma sicuramente non ci arrivava a 100 kg di peso, insomma. E dice: i buoni si rallegreranno al vedere la croce. Perché? Perché è stata la loro compagna fedele nel corso di tutta la vita. E in tutte le forme, le croci volontarie, quindi quelle che ci prendiamo liberamente, spontaneamente, che hanno il merito appunto della volontarietà, ma hanno il rischio della propria volontà, cioè perché me ne scelgo io. Ecco, e invece poi ci sono quelle involontarie, che sono quelle che ci manda il Signore, insomma, che se non hanno, come dire, il merito della volontarietà, nel senso che me la potevo risparmiare, ma me la sono presa lo stesso, però hanno la sicurezza che non c'è in esse la nostra volontà e quindi sono potenzialmente molto più santificanti, perché queste sono le due specie di croci che si possono avere, molto generalmente parlando, in questo mondo: le croci che ci manda il Signore e quelle che ci prendiamo noi liberamente. E tra parentesi, si dica tra parentesi, non c'è vita nella divina volontà senza questo altro aspetto, perché ecco, l'ispirazione di prendersi certamente con discrezione, con misura e con discernimento, qualche croce per sé, certamente non viene dal diavolo, viene ordinariamente dallo Spirito Santo, almeno che non sia macchiata appunto di indiscrezione, di follia, di eccesso rispetto alle cose, insomma, di inopportunità o inadeguatezza, insomma, al proprio stato di vita. Ecco perché tutti i maestri di spirito suggeriscono sempre, suggeriscono, è un eufemismo, di parlare di queste ispirazioni con sacerdoti, ecco, accorti, santi e prudenti, quindi che sappiano fare un discernimento e dare un consiglio serio su queste cose. Chiaro che se uno parla con uno che è molto portato sui versanti molto molto moderni e che pensa che le sofferenze di Gesù bastano e avanzano per la nostra salvezza, è chiaro che non sarà un buon aiuto, perché qualunque cosa gli dirai, gli dirà sempre di no, perché bastano e avanzano le sofferenze di nostro Signore, no? Ecco, quindi occorre pregare bene prima di affidare la nostra anima a chi ci possa in qualche modo appunto aiutare nella via della perfezione. Gesù continua: se al presentarsi della croce l'anima la abbraccia o la porta con rassegnazione, con pazienza e
e bacia e ringrazia quella mano che le invia. Pensiamo noi al nostro rapporto con la croce. Attenzione, questo non significa non soffrire, d'accordo? Perché non è che un amico della croce è un essere insensibile, d'accordo? O addirittura semifanatico, d'accordo? Ecco, che non con la gioia con cui Gesù ha abbracciato la sua croce, ma con quella, qui bisogna un attimo cercare di capire, no? Con quella religiosità affettata, ecco. Fa finta, ecco, di essere contento, quasi ostentando, insomma, una gioia che in realtà non c'è, no? Questa non è roba che viene da Dio. Però l'atto teologale, soprannaturale, di ringraziare il Padre, baciare la mano che invia la croce, riconoscendolo come segno di salvezza, questo si può e si deve fare. E questo significa un'anima predestinata, un'anima che va verso la salvezza, non può raggiungere la salvezza se non per mezzo della croce. Così come il Signore ci ha donato la salvezza per mezzo della croce. Quindi questo è un discorso basilare dentro la nostra fede cattolica. E proviamo a pensare a quanti oggi cercano di togliere completamente la croce dalla vita cristiana. Qualche esempio l'ho già fatto parlando adesso, no? Ce ne sono molti altri, anche le maniche larghe in temi morali delicati, se uno guarda bene in definitiva, è sfuggire dalla logica della croce, perché anche l'osservanza della legge di Dio in tutte le sue esigenze, che sono rigorose in alcuni casi, è croce. D'accordo? Perché obbedire a Dio in tutto, senza recriminare, è croce. L'obbedienza è la croce più grande che esiste nel mondo, Cioè, se uno dice qual è la croce più grande che esiste nel mondo? L'obbedienza. Perché Gesù è andato in croce per obbedienza, dice San Paolo nel secondo capitolo della lettera ai Filippesi. Fatto uomo, prese la condizione di servo, ubbidendo fino alla morte, e morte di croce. Quindi ubbidendo fino alla morte, e alla morte di croce. Sempre nelle ore della passione, pare che la 19ª, la 20ª ora, insomma, non mi ricordo quale delle due, quando insomma Gesù sta per essere crocifisso, che sente la voce del Padre: io ti voglio morto e morto crocifisso. Quello è sconvolgente. A cui fai addirittura la voce della Madonna. Immaginate la Madonna che dica una cosa di questo genere, eppure l'ha detta. Cioè, ecco perché questa creatura a me fa completamente perdere la testa, fissarmi in queste cose. Se ci penso 2 minuti già non capisco più niente, no? Cioè, con tutto l'amore che aveva verso Gesù, con tutto che nessuno di noi può non neanche lontanamente immaginarselo. E anche Luisa racconta in quello, dice: non lo vorrei dire, ma mi tocca dirlo pure a me, ti voglio morto e morto crocifisso, perché se non muori tu, no, non vivo io. Non ci stanno possibilità. Quindi, ecco. Quindi l'amore alla croce è un segno di predestinazione. Al contrario, dice sempre Gesù, se al predestinarsi alla croce si irritano, l'irritarsi non è cosa che viene dalla divina volontà. Peggio ancora, la disprezzano, se ne vergognano. Non si comportano da amici della croce. Qui mi viene adesso da pensare, lo dico perché potrebbe essere cosa che non viene da me, qualche croce piccolina, no? Che sembra piccolina, ecco, a proposito di quelli che la disprezzano. Sto in chiesa, sto in un ambiente un po' così, arriva la consacrazione, vedo che nessuno si inginocchia, non mi inginocchio manco io perché mi vergogno. Questo è disprezzare la croce. Questo. C'ho l'abitudine di prendere la comunione in ginocchio, però a un certo punto vedo che sono tutti quanti, prendono tutti quanti la comunione in mano, dico: vabbè, va, prendiamola in bocca che è già troppo, tanto basterà avanza, perché se mi metto in ginocchio chissà che pensano. Questo è disprezzare la croce, questo qui. È comportarsi, direbbe San Paolo, da nemici della croce di Cristo.
una sofferenza, un'umiliazione sopportata per fare un atto di amore a Gesù, e non è croce. Faccio questi esempi anche perché non dobbiamo stare sempre a pensare, sì, qui poi Luisa parla della crocifissione nell'anima, nel corpo, che sono cose che lei ha avuto, ecco, e sono cose che il Signore concede alle anime elette. Non solo come grazie personale, perché lui stesso ne ha, tra virgolette, ecco, capiamo bene sempre questo termine, bisogno per salvare le anime. E giungono fino ad offendermi, continua Gesù, quelli che bestemmiano a causa della croce. Se Dio fosse buono, perché mi manda questa sofferenza? Perché mi manda questa tribolazione? Perché mi crea questa complicazione, no? Questa immagine satanica, ecco, che... Dio dovrebbe essere, secondo certi modi di pensare, colui che toglie tutte le croci, ma colui che toglie tutte le croci non è Dio, è Satana. Perché se uno parla con gli esperti e gli addetti ai lavori, a quelli che scacciano i diavoli, cioè gli esorcisti, quello che dicono è che c'è proprio una parte della preghiera rituale, che è proprio l'ostensione della croce, dinanzi a cui i demoni diventano delle belve furiose, dicono. Perché? Perché quella è il segno della nostra salvezza. E quindi chi dinanzi alla croce si irrita, si dispre la disprezza, giunge fino ad offendere il Signore, è segno che l'anima sta camminando verso l'inferno. Perché questo faranno i reprobi nel giorno del giudizio, che al vedere la croce si affliggeranno e bestemmieranno. Eppure, come ci dice Gesù nel Vangelo, cosa succederà al ritorno di Gesù nella gloria? Allora vedranno apparire nel cielo il segno del figlio dell'uomo e molti si batteranno il petto. Il segno del figlio dell'uomo è la croce. Attenzione che anche i segni di croce sono un sacramentale potentissimo. Non bisogna sottovalutarlo. Ecco. I segni di croce dovremmo farne tanti durante la giornata. Tanti. Più ne facciamo, meglio è. Pensiamo soltanto che nella struttura della Santa Messa del rito romano antico, la forma straordinaria del rito romano, che da dopo il motu proprio di Benedetto XVI è possibile celebrare con una certa libertà, pensate che la Messa antica aveva volutamente. In tutto il corso della Santa Messa c'erano 33 segni di croce, tanti quanti gli anni di Cristo, cioè tra segni che il sacerdote fa sulla propria persona, proprio segni di croce reali, o segni di croce che fa sulle offerte, sul corpo e il sangue di Cristo consacrati, in alcuni gesti rituali che fa, tipo l'immistione, oppure tipo la fine della preghiera eucaristica per Cristo, con Cristo e in Cristo, no? Proprio perché basta fare quel segno per tenere lontani i diavoli, perché i diavoli hanno orrore della croce. E orrore della croce, se uno ha orrore della croce, assomiglia al diavolo, ecco il senso del discorso che stava facendo Gesù a Luisa. Quindi la croce fa distinguere non soltanto il santo dal peccatore, ma anche il perfetto dall'imperfetto. Cioè, dici, ma io non sono un grande peccatore, ma se non c'hai amore alla croce, sei ancora molto imperfetto, quindi lontano dalla santità. E anche il fervoroso dal tiepido, ecco. Sapete, no? Il fervoroso è quello che i maestri di spirito antichi avrebbero chiamato il proficiente, no? Il tiepido è il principiante che rimane sempre tale o torna indietro, ecco. Quindi colui che sta sotto il vizio capitale dell'accidia, ecco, prova noia nelle cose di Dio, non si impegna, non cresce, non si sforza, ecco, per andare avanti, perché il regno di Dio, dice Gesù, patisce violenza e solo i violenti se ne impadroniscono, non i violenti nel senso che usano la violenza contro il prossimo, ecco, che la violenza è detestata da Dio, egli odia chi ama la violenza, dice un salmo, ma la violenza che occorre fare su se stessi, per essere fedeli, per essere costanti, per essere perseveranti, per crescere nel cammino verso la santità, che è ostacolato dai nemici della nostra salvezza tutti i giorni, con mille bastoni tra le ruote che ci mettono.
Purtroppo la loro azione è invisibile, ma è reale. Non solo la croce determina anche diversi gradi di gloria in cielo. Padre Pio e molti santi con lui dicevano che se c'è un desiderio dei santi è quello di tornare sulla terra per soffrire un altro po'. E anche qui torniamo ai stessi discorsi di ieri, da meditazione precedente. Ecco, qualcuno potrebbe dire: ah, che è sta roba? Questo è il dolorismo, questo è il masochismo, questo è di qua e questo è di là. Sentite, questo è quello che ci dicono le fonti attendibili degli scritti agiografici. Che se un santo potesse avere un desiderio di tornare sulla terra, che chiaramente non c'hanno più nessuna voglia, ecco, perché grazie a Dio gli è venuto un po' di sale in zucca, la terra non è certamente un luogo desiderabile per come è ridotta adesso, ma è il luogo dove noi possiamo, attraverso la croce, crescere in santità. E se cresciamo in santità, cresceremo in gloria. Non dobbiamo mai dimenticarlo che la visione beatifica di Dio e quindi il godimento di Dio sarà tanto maggiore quanto maggiori sono i meriti accumulati sulla terra, eh? Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. E non è la stessa cosa arrivare in paradiso con un carico di meriti, uno che ha lo strascico uno dietro, piuttosto che arrivarci nudo, come dice Gesù nella parabola del banchetto nuziale, è rivestito, diciamo, di un panno bianco ritrovato all'ultimo momento, a Roma dicono per rotto della cuffia, con un atto di contrizione prima di morire. Certamente non è la stessa cosa, eh? Cioè, un'anima che salva in questo modo godrà pochissimo della divina essenza. Certo, quel poco che godrà, come dice San Tommaso, la pagherà, perché un recipiente che contiene 5 millilitri d'acqua, se tu ci metti 5 millilitri d'acqua, è pieno. Certo che una cisterna che ne contiene 10.000 litri ha molta più acqua di 5 millilitri. Ecco, questa è un pochettino un'immagine, no? E qui Gesù gli chiede la crocifissione totale, quindi non soltanto nell'anima. Guardate che le crocifissioni dell'anima molto spesso sono superiori a quelle del corpo, eh? Quindi se Dio ci prova nell'anima con le sofferenze interiori, state tranquilli che è tanta roba. Poi nel corpo, cioè, qui si aveva già vissuto lo stigma dei invisibili e qui gli dice anche di desidero suggellarti il corpo col suggello delle mie piaghe. Non si capisce bene, ecco, se intendeva aprirgli proprio le stigmate visibili o reiterare in maniera più prolungato l'intensa quello invisibile, e addirittura gli spiega una preghiera da fare. Mi raccomando, non ci sia nessuno che sia così per ora presuntuoso, perché questo sarebbe il termine adatto da fare questa preghiera. Questa è una preghiera gradita al Signore, ma non si può fare se uno c'ha ancora, come dire, un grado di vita interiore che altro che crocifiggermi. Ecco, comincia a crocifiggerti tagliandoti la lingua quando parli e cuci, comincia a crocifiggerti, ecco, calmando i bollenti spiriti quando si accendono, ecco, comincia a crocifiggerti non diventando obeso perché mangi troppo, e tante altre cose, no? Oppure non. Ecco, quindi prima di fare preghiere di questo genere occorre aver maturato tante cose, anche qui aver avuto il parere positivo di un bravo sacerdote. Infine notiamo ancora l'umiltà di Luisa e anche e soprattutto il fatto che ella aveva interiorizzato un punto fondamentale della vita interiore, che noi la nostra azione le compiamo davanti a Dio, non dobbiamo fare sceneggiate o fenomeni esteriori perché gli altri ci dicono ammazza quanto sei santo e quanto sei bravo. No. Ecco, lei dice cose possibilmente non visibili, se vuoi farmi contenta, perché io vorrei semplicemente essere conosciuto da te solo, i dolori permanenti anche, purché siano conosciuti solo da me e da te e non dagli uomini. E questo fa comprendere anche come questa semplice e povera donna era arrivata già in questo momento ad un altissimo grado di perfezione, comprendendo come queste opere vanno compiute davanti a Dio e solo per amore di Lui e per amore soprannaturale delle anime, ecco, ma non davanti agli uomini, per avere da essi già ora lode e ricompensa.
Bene, Divina Maria, aiutaci, l'abbiamo già chiesto, a diventare sinceri amici della croce, ecco, ad amarla, ad accoglierla, soprattutto a comprendere come la nostra vita di discepoli di Gesù, prima di ogni altra cosa, si gioca, gioca una larga parte, ecco, sul tema della croce, ecco, sull'evangelizzare la croce, impararla a guardare con occhi soprannaturali, con occhi divini e, come diceva Sant'Alfonso, a prenderle tutte, non lasciare nessuna durante il corso della giornata che sia trascurata e appunto lasciata lì dove tu ce l'avevi presentata in qualche istante della nostra giornata. Che questo possa diventare realtà e che possiamo oggi tutti fare un buon esame di coscienza, per comprendere il nostro rapporto con la croce in tutte le dimensioni in cui la tua provvidenza dispone che appaia nella nostra vita. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.